tema della conferenza di oggi, la viabilità in particolare, ma te piedi cosa? Sì, questo è un bel segnale, sono circa 200 milioni deliberati dal CIP, è il completamento di quell'insieme di opere collegate al quadrilatero. Già insomma, vediamo quanto è importante la superstrada, è evidente che quanto più ci si collega, tanto più il territorio ne gode. Certamente Macerata, perché ne ha un beneficio fortissimo, lì c'è un impegno della regione che ovviamente manterremo, e più in generale insomma, il potenziamento di infrastrutture che aiuta come tutto nel quadro generale del territorio, dello sviluppo dell'economia e del rilancio. Quindi c'è una buona notizia di fondi importanti, ancora probabilmente qualche opera manca all'appello, ma tutte quelle che riusciamo a incamerare significa poi ridurre diciamo, le necessità e quindi poterci concentrare anche su quello che manca. In quali tempi? I tempi sono la banca la delibera definitiva del CIP e poi con ANAS si metterà d'accordo su come operare, i tempi normali di incarichi, di progettazione, di realizzazione. Siamo dopo nel percorso ordinario, le opere sono già tutte definite, non è che ci si inventa niente di nuovo. Quello che cambia è un ruolo più forte di ANAS e sarà necessario almeno un passaggio per poter proprio concordare tutto il percorso, un ordinario percorso per operare.